Ristorazione aziendale, sostenibilità e qualità sono termini che si possono mettere insieme? C'è una ricetta? Ma allora, sicuramente sì, parliamo di ristorazione a basso impatto, quindi la mutiamo in questo caso dal punto di vista più agricolo, quindi la produzione delle materie prime che sono fondamentali per tutto il processo successivo. Parleremo di sviluppo sostenibile che si lega strettamente al discorso di agricoltura sostenibile, è un argomento attualissimo, non nuovo ma sicuramente attualissimo, col quale dobbiamo fare i conti nel presente e lo dovremo fare sempre di più nel futuro, quindi è necessario trovare delle strategie applicabili affinché la sostenibilità sia vera sia dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Ecco, ma gli ingredienti per far funzionare queste cose? Gli ingredienti li avessimo proprio tutti sul tavolo, sarebbe facilissimo. Sicuramente una grande programmazione, capacità di integrazione, lavorare per sistemi, per filiere e non solo da privati e da singoli, un legame stretto con il territorio e secondo me anche voler bene al proprio territorio, al proprio diciamo ecosistema e al proprio paese nel senso più ampio del termine, perché è l'unica cosa che secondo me può dare una possibilità di mettere un freno al consumo esagerato di risorse attuali. Non è facile perché bisognerebbe lavorare a livello globale, ma incominciamo a lavorare magari dal livello più locale, più piccolo, per poi arrivare al grande, per forza di cosa, e tutti assieme.